Buongiorno a tutti e benvenuti alla settima edizione di How Can We Govern Europe? Vedo che ci sono già molte persone collegate che ci stanno seguendo in streaming sul nostro sito ed altre che si stanno collegando in questo momento. Io vi presento, sono Stefano Di Persio e sono il CEO di ONews. Come molti di voi già sanno, ONews è una testata giornalistica attiva sui temi europei, fondata da Lorenzo e Giacomo Robustelli nel 2012 e diretta da Lorenzo Robustelli. Abbiamo una redazione a Bruxelles, vicino alle istituzioni europee, e un ufficio di collegamento a Roma, con il quale seguiamo la scena politica italiana. La settima edizione di How Can We Govern Europe è la prima in live streaming, quindi non in presenza. Abbiamo sperato fino all'ultimo di poterla realizzare in presenza o con formula ibrida, ma alla fine abbiamo deciso per un evento completamente live streaming, così da garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. D'altra parte riteniamo che il coinvolgimento attivo degli spettatori sia fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Per questo motivo, tutti coloro che ci seguono possono sia inoltrare delle domande ai relatori utilizzando il pulsante Partecipa alla discussione presente in basso nella sua pagina, che partecipare ai sondaggi che proporremo nel corso dell'evento. Abbiamo una giornata molto ricca con 6 panel e oltre 25 ospiti. Parleremo di Recovery Fund, di Green Deal, di digitale, di agricoltura e di farmaceutica e lo faremo con esponenti delle istituzioni europee, istituzioni italiane, associazioni ed aziende. Ma di questo vi parlerà più ampiamente Lorenzo tra qualche secondo. Io invece nel mio intervento voglio raccontarvi brevemente della crescita di ONews, che anche nel 2020 ha visto un importante incremento degli abbonamenti a testimonianza di una sentita esigenza da parte dei cittadini per un'informazione puntuale e attenta sui temi europei. Nel corso del 2021 continueremo nella nostra strategia di consolidamento della struttura e di ampliamento delle offerte informative e di servizi per i cittadini e le aziende. Quest'anno abbiamo lanciato due nuovi servizi, le newsletter verticali per informare le aziende sulle decisioni europee che possono avere un impatto sulle strategie di business e i branded content a supporto della comunicazione esterna. Nel 2021 attiveremo invece un servizio informativo sui fondi europei, in collaborazione con una delle realtà più innovative del settore, e per ampliare ulteriormente il nostro bacino di utenza, stiamo studiando dei format cross-mediali per TV, web, radio e podcast con l'obiettivo di avvicinare l'Europa all'Italia, far conoscere il funzionamento della macchina europea ai cittadini e stimolare un confronto aperto e continuo tra i rappresentanti delle istituzioni europee e le aziende. Concludo ringraziando le istituzioni europee e le aziende che anche quest'anno hanno deciso di contribuire alla realizzazione di How Can We Govern Europe. Ringrazio quindi il dottor Corazza dell'Ufficio Unitario del Parlamento Europeo, il dottor Parenti e il dottor Borrelli della rappresentanza d'Italia della Commissione Europea, Alfa Sigma e Contributi Europa. Chiudo qui il mio intervento e passo la parola a Lorenzo Robustelli, direttore di ONews, augurando a tutti buon proseguimento. Buongiorno a tutti quanti, benvenuti a How Can We Govern Europe 7, la nostra settima edizione di questo evento che a noi piace considerare il più importante evento non istituzionale in Italia sugli affari, sugli affari europei. Brevemente ricordo il programma, adesso avremo, dopo l'introduzione del nostro CEO Stefano Di Persio, avremo i saluti di Carlo Corazza, che è capo dell'ufficio del Parlamento europeo in Italia, e di Vito Borrelli, che è vice capo della rappresentanza della Commissione in Italia. Dopodiché ci sarà un'intervista che dura 20 minuti con il ministro per le politiche europee Enzo Amendola, un'intervista che tocca i principali temi sul tavolo di attualità. Poi iniziamo a entrare nel vivo. Il tema, il filo principale, diciamo, quest'anno è necessariamente il Recovery Fund, il coronavirus, cioè quello che questa pandemia ha creato. Quindi inizieremo con un panel sul Recovery Fund per capire se la risposta è giusta, come può funzionare, che sarà concluso dal ministro Provenzano. A quale parteciperanno il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, Natali Tocci, che è direttore dell'Istituto di Affari Internazionali, per gli Affari Internazionali, Marco Buti, capo di gabinetto e commissario per l'economia Paolo Gentiloni, e Tito Boeri, professore di economia alla Bocconi.
Poi passeremo a un altro dei grandissimi temi sul tavolo, che è il Green Deal. Il Green Deal europeo, la riconversione verde come volano per uscire dalla crisi. Poi affronteremo quello che la realtà di questi mesi ci ha portati a vedere, cioè gli effetti digitali del coronavirus, che è un'enorme tragedia, che però ha anche spinto in una direzione verso la quale l'Unione Europea tentava di andare da molto tempo, forse un po' lentamente. Quindi vedremo gli effetti digitali sul lavoro, perché noi e molti di voi ormai lavorano da casa, il che porta a delle esigenze, delle problematiche nuove che vanno affrontate. Successivamente, altro enorme tema, gli effetti digitali sulla istruzione e la formazione. La scuola è sulle prime pagine ormai da mesi, ma non solo in Italia, in tutta Europa. Vediamo come questi effetti digitali ricadono, possono aiutare l'istruzione e la formazione. Altro grande tema è l'agricoltura europea. L'agricoltura europea, dove va un terzo del bilancio dell'Unione, e non poteva quindi mancare un'analisi anche di questo. Dopodiché concluderemo con il sostegno europeo alle aziende farmaceutiche, un momento di competizione, collaborazione, mai così tanto si è parlato di industria farmaceutica. Alle 14.30 vi annuncio ci sarà l'intervento del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, che interverrà in diretta da Bruxelles nei nostri lavori. Ecco, questo è in realtà, appunto, come dicevo, è stata una tragedia questa vicenda della pandemia, ma è anche un grande momento per l'Europa, perché con la pandemia si stanno facendo enormi progressi per chi crede nell'Unione Europea. Ci si sta rendendo conto di quanto il livello europeo della gestione è diventato importante. Ricordiamo le prime settimane della crisi, quando ognuno andava un po' per conto suo, tra febbraio e marzo, tutti presi un po' alla sprovvista, frontiere che venivano chiuse, industrie che non riuscivano più proprio ad andare avanti, piani diversi di contenimento, finché la Commissione europea è riuscita ad assumere un ruolo di coordinamento in un settore nel quale in realtà avrebbe pochi poteri, ma che la Commissione è riuscita ad occupare, e tutti quanti si guarda la Commissione per coordinare queste misure, le chiusure di Natale, le chiusure delle frontiere. Poi ovviamente ogni paese ha le sue autonomie, ma diciamo c'è una linea generale nella quale ci si muove. Di grande importanza è stato anche la politica della Commissione sui vaccini, nel senso che la Commissione è riuscita a centralizzare i negoziati con i produttori, le forniture dei vaccini. Adesso ci sono forniture, credo che sfiorino il miliardo di dosi già, che saranno poi distribuite tra i paesi, e la Commissione. Ma anche a livello di economia questa pandemia sta portando, ci si è resi conto, ad esempio, alcuni paesi che hanno chiuso le frontiere all'inizio della pandemia non riuscivano più a far andare avanti le proprie aziende, perché improvvisamente si sono resi conto che, ad esempio, l'industria automobilistica tedesca ha le sellerie, i freni prodotti in Italia, ha i contachilometri prodotti in Francia, e quindi con le frontiere chiuse in Italia si bloccavano le aziende in Germania. Quindi diciamo anche questo ha dato una spinta importante. L'elezione di Joe Biden negli Stati Uniti, come ha messo, credo per primo, in evidenza subito dopo l'elezione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, apre a nuove relazioni transatlantiche. Dopo 4 anni veramente molto difficili, in cui l'Unione veniva quasi vista come un nemico dagli Stati Uniti, adesso con la Presidenza e l'amministrazione Biden ci sono grandi speranze basate su la concretezza di dichiarazioni che il presidente eletto ha già fatto. Bisognerà
creare relazioni nuove, non si riparte da come era prima, si fa, 4 anni vengono saltati. L'Unione Europea si sta dando, il Parlamento anche ci sta lavorando, si sta dando una propria struttura, una propria posizione di politica estera, ci si sta lavorando, ma ci sono buone prospettive. Ci sono anche dei problemi. Il problema più grande che abbiamo adesso sul tavolo è questo dei veti di Polonia e Ungheria, che senza scendere nelle tecnicalità di dove è il veto, ma che di fatto stanno bloccando il quadro finanziario di 7 anni dell'Unione Europea, che porta con sé il Recovery Fund. E questo è un grosso problema che porta sul tavolo discussioni sulla come funziona la democrazia all'interno dell'Unione Europea, cosa l'Unione fa per lo Stato di diritto nei suoi paesi, ma anche quanto vale il principio dell'unanimità all'interno per le decisioni che l'Unione prende. Non da ultimo devo notare che anche quello che sta succedendo in Italia sul MES potrebbe essere un'altra sorta di veto che potrebbe portare problemi al funzionamento dell'Unione Europea, perché noi potremmo bloccare un meccanismo che va anche molto, molto al di là del MES. Adesso credo di aver parlato abbastanza, mi ha preso in contropiede la brevità di Stefano, dovevamo arrivare alle 9:15 per dare la parola ai nostri primi ospiti, quindi vi presento Carlo Corazza, che è il capo della rappresentanza del Parlamento Europeo, che prenderà per primo la parola, seguito da Vito Borrelli, che è il vice capo della rappresentanza della Commissione Europea. Carlo, a te la parola. Sì, grazie mille Lorenzo, grazie a Stefano Di Perzio, grazie a EUNews per questo appuntamento che noi sosteniamo sempre con grande convinzione, perché è un'opportunità per comunicare meglio, per spiegare meglio con oratori di altissimo livello e esperti quello che sta facendo l'Unione Europea. E penso che in questo momento, mai come adesso, c'è bisogno di fare chiarezza su quello che effettivamente sta facendo l'Unione Europea per rispondere a questa crisi e soprattutto per rispondere alle aspettative dei cittadini. Proprio ieri è uscito un rapporto speciale, un altro rapporto speciale del Servizio di Azione Esterna, in cui di nuovo si sottolineano tutti i tentativi, talvolta anche ben riusciti, di manipolazione, di fake news, di disinformazione, di media e social media, diciamo vicini a paesi che non sono proprio governati in modo liberale, in particolare penso alla Russia e alla Cina. Questa azione di disinformazione adesso la vedremo sicuramente sulla diplomazia dei vaccini, ma l'abbiamo vista purtroppo molto bene a marzo-aprile, quando eravamo tutti spaventati e disorientati e sembrava che la Cina e la Russia ci stessero salvando, mentre chi si prendeva i nostri malati in terapia intensiva con la Germania o chi ci aiutava con altri mezzi, come molti paesi europei, erano considerati quasi dei nemici. Ecco, questo è un po' il pericolo che sempre di più l'Unione Europea dovrà fronteggiare: chi cercherà di dividerci, di dividere la nostra opinione pubblica e di in qualche modo attaccare la democrazia liberale, che è il cuore pulsante di tutta la costruzione dell'Unione Europea. Quindi ben vengono eventi come questo. Io penso che al di là di quello che l'opinione pubblica ha potuto percepire, sicuramente c'è stata una mancanza di lucidità iniziale. Io penso non tanto nel Parlamento europeo, che ha da subito chiesto un'azione forte dell'Unione Europea, forse altre istituzioni hanno avuto più incertezze. Comunque, di fatto, già a fine marzo avevamo in campo degli strumenti senza precedenti, era stato sospeso il patto di stabilità, erano applicate delle fortissime deroghe al regime degli aiuti di Stato, la BCE aveva iniziato un programma da 1.710 miliardi non legato al capital key, ossia potendo acquistare più titoli italiani rispetto a titoli tedeschi, ad esempio. Si stava dando liquidità a tassi negativi dello 0,5% alle banche, è stata rilassata la sorveglianza bancaria, erano già sul tavolo strumenti eccezionali come SURE, 200 miliardi di linea di credito della BEI, il MES per la pandemia, insomma l'Unione ha reagito nella direzione giusta, e badate bene che non era scontato, perché eravamo a un bivio. L'Unione poteva anche ripiegarsi su se stessa, andare sull'ognuno per sé, i paesi che avevano più margini fiscali potevano dire ok, io aiuto le mie imprese e chi se ne importa degli altri,
Pensiamo che a fine aprile la metà di tutti gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea erano stati erogati dalla Germania, quindi c'era veramente un problema di tenuta non solo del mercato interno, ma anche della coesione sociale e territoriale. Per fortuna, anche grazie, devo dire, alla leadership di Angela Merkel e della Germania, siamo andati nella direzione giusta, quella della cooperazione, della solidarietà, di risposte efficaci. E ripeto, non era scontato, se pensiamo al 2010, che è un po' l'anno in cui sono stati messi i semi di tanti populismi, forse anche della Brexit, comunque di un rapporto conflittuale tra il nostro paese e l'Unione Europea, nel 2010 la Merkel guardava l'elezione Länder, temporeggiava, e sicuramente la risposta alla crisi del 2010 è stata, almeno dal mio punto di vista, molto meno solidale ed efficace di quella della crisi Covid. Dopodiché io credo che veramente il Parlamento europeo abbia giocato un ruolo centrale. Io penso alle risoluzioni di aprile e di maggio in cui il Parlamento aveva già molto chiara la via da seguire, un piano per la ripartenza e un bilancio pluriennale con risorse adeguate, non aumentare le tasse su chi già ne paga troppo, usare risorse proprie, tassando i giganti del web o le importazioni di prodotti ad alto tenore di carbonio da paesi terzi, ad esempio. Un debito europeo, i famosi recovery bond, da ripagare nel tempo. E devo dire che questa è stata poi la linea seguita dalla Commissione von der Leyen, che ha avuto poi in un consiglio molto, molto lungo, molto, molto sofferto di luglio, un'approvazione finale da parte dei capi di Stato e di Governo. Guardate bene che i soldi del Recovery Plan sono condizionati, e sono condizionati, secondo me, anche nel nostro interesse, non solo a un piano nazionale che indichi dove spenderli e come spenderli bene in linea con le priorità dell'Unione, ossia Green Deal, Agenda Digitale e via dicendo, ma sono condizionati a un esercizio di riforme che è assolutamente vitale, penso in particolare all'efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia, sono vitali perché questi soldi abbiano un impatto in termini di crescita e di creazione di nuovi posti di lavoro nel nostro paese. Quindi la sfida più importante che io vedo adesso, per l'Italia, ma anche per molti altri Stati membri, non è solo quello di spendere bene i soldi del Recovery Plan, ma anche di Regeneration EU, ma anche di attuare delle riforme assolutamente vitali. L'altra sfida che vedo è la riforma dell'Unione Europea. Come diceva Lorenzo, la crisi ci ha messo davanti alla necessità di cambiare, e il cambiamento è cominciato. Ricordavo prima i recovery bond, ricordavo gli acquisti della BCE non legati al capital key e via dicendo, la sospensione del patto di stabilità. Però sarebbe un errore gravissimo fermare questo processo di cambiamento. Se rimaniamo ancora in mezzo al guado, anche questa crisi o la prossima crisi rischierà di travolgerci. Abbiamo bisogno di un'Europa più democratica, e penso prima di tutto all'estensione a tutti i processi decisionali della codecisione, in cui si afferma un sistema di bicameralismo perfetto tra Consiglio e Parlamento, anche in settori come la difesa, la politica estera o il fisco, ad esempio. Penso al diritto di iniziativa, che deve essere condiviso anche dal Parlamento europeo. Penso alla riforma dell'Unione economica e monetaria, del patto di stabilità, in particolare al completamento dell'Unione bancaria, dell'Unione dei capitali, dell'Unione fiscale. È inaccettabile avere i paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, dell'Unione Economica e poi naturalmente dell'Unione Politica. Penso, come ha ricordato tante volte l'alto rappresentante Borrell, a una politica estera di difesa molto più assertiva, per cui però bisogna investire, creare un'industria europea della difesa, un mercato europeo della difesa, e darci mezzi per non essere i vasi di coccio tra i vasi di ferro del mondo globale, e poter veramente difendere i nostri valori e i nostri interessi in maniera più efficace. È un processo a cui il Parlamento tiene moltissimo, sarà lanciato, speriamo, all'inizio dell'anno prossimo, una conferenza sul futuro dell'Europa,
e io auspico veramente che il Parlamento avrà un ruolo centrale. Lorenzo ricordava anche l'ultimo miglio che manca per portare a casa i 1.840 miliardi del nuovo bilancio pluriennale 2021-2027 di Next Generation EU. Devo dire che il veto dell'Ungheria e della Polonia non è una buona notizia, anche perché è abbastanza incomprensibile, visto che quando questi paesi sono entrati nell'Unione Europea avevano ben chiaro che per noi la condizione più importante era proprio rispetto ai nostri valori fondanti e sicuramente rispetto dello Stato di diritto è la chiave che separa una democrazia liberale da qualcosa di diverso da una democrazia liberale. E quindi non stiamo entrando in terre inesplorate. Ieri c'erano dei rumors, non so quanto fondati, pare che la Commissione stia studiando delle alternative, un Next Generation a 25, a 24, non lo so, non commento voci di corridoio, però è chiaro che se non troveremo un accordo al prossimo vertice europeo del 10-11 dicembre, la situazione potrebbe diventare ancora più complicata, anche perché siamo nel pieno della presidenza tedesca e sicuramente Angela Merkel in questo momento è il leader che ha più carte in mano per poter finalizzare un accordo tra tutti gli Stati membri. Quindi ancora grazie per questo dibattito davvero interessante. Un'ultima parola forse sui vaccini, cui ha accennato Lorenzo. Credo che l'iniziativa globale con cui l'Unione Europea è riuscita a raccogliere oltre 16 miliardi tra fondi pubblici di stati ad alto reddito, organizzazioni private e mettendo lei stessa 6 miliardi, oltre 6 miliardi, è un esempio molto importante di come l'Unione Europea intende il multilateralismo e la necessità di cooperare insieme. In un mondo in cui la gente si sente sempre più fragile, spaesata e spaventata, credo che veramente l'unione fa la forza e noi siamo, tra virgolette, una superpotenza mondiale di capacità di unire gli sforzi e di lavorare insieme. Grazie mille. Grazie Carlo. Hai messo bene in evidenza molti punti importanti e il ruolo di propulsore che sta facendo il Parlamento europeo in questi mesi. E anche perché poi dal Parlamento passeranno queste molte delle prossime decisioni fondamentali e il Parlamento avrà voce in capitolo. Adesso sentiamo Vito Borrelli, che è vice capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia, che ringrazio anche lui per essere qui con noi. Prego, Vito. Buongiorno a tutti, buongiorno di Persio Robustelli, Carlo Corazza. Spero che voi mi sentiate meglio di quanto vi ho sentiti io. Mi sentivo un po' a scatti e quindi mi sono perso qualcosa. Mi auguro che l'audio sia migliore di quello che ricevo io. E, ad ogni modo, volevo iniziare dicendo che innanzitutto è per me un vero piacere essere anche quest'anno con EU News per un appuntamento ormai tradizionale degli inizi di dicembre, con How to Govern Europe, un'occasione per riflettere insieme, per discutere, scambiare opinioni su quello che è il futuro dell'Europa, su quello che è il presente e su quello che sarà il futuro dell'Europa. Un evento, quello di How to Govern Europe, che quest'anno tra l'altro cade in un momento particolarmente sensibile, delicato, che è praticamente una settimana prima del prossimo Consiglio Europeo, un Consiglio Europeo che si preannuncia molto, molto agguerrito da parte della presidenza di turno tedesca, che vuole cercare di portare a casa un risultato positivo alla fine del suo semestre e che però si confronta, come è già stato messo in rilievo anche dai precedenti oratori, con il problema appunto dell'approvazione del quadro pluriennale finanziario e del correlato Next Generation EU a causa di un veto posto da due paesi. Già Carlo ha anticipato questa voce di corridoio riguardante la possibilità che si trovi una soluzione, un piano B, quello che è stato anche concepito dalla cancelliera Merkel, in cui
si farebbe un trattato separato a 5. In realtà questo porterebbe delle grosse difficoltà, ovviamente, perché metterebbe a rischio, ovviamente, per i due paesi che resterebbero fuori, l'accesso ai fondi del Next Generation EU, i fondi di coesione, ma anche i fondi Erasmus, ricerca e così via, tutto quello che è legato alla nuova programmazione finanziaria. E al di là di questo sarebbe comunque una sconfitta per un'unione che si vuole coesa, particolarmente in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo in questo ultimo anno. Quindi un Consiglio europeo che dovrà dare una risposta importante in un momento di grande crisi e che ovviamente affronterà temi al centro dell'attenzione come la risposta la crisi Covid. Il Consiglio europeo appunto discuterà tutti gli sforzi di coordinamento in risposta alla crisi e lo stato dell'arte appunto sulla questione dei vaccini e dei test, con anche una riformulazione di quelle che possono essere le linee guida che sono già state in qualche modo identificate da ovviamente proporre agli stati membri. E si parlerà naturalmente di cambio climatico, di cambiamento climatico, si discuteranno i nuovi target per la riduzione delle emissioni in vista del 2030, che dovrebbe tra l'altro permettere anche all'Unione Europea di presentare un contributo aggiornato alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico entro la fine del 2020. Si parlerà di sicurezza, in particolare si affronterà il tema della lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento alla luce dei fatti tragici di Vienna e in Francia, anche in Francia. Vito, c'è qualche problema con il tuo collegamento? Forse potresti provare a togliere il video, magari ti si sente meglio? Stiamo perdendo la Commissione europea? Ecco. Prova a parlare. No, purtroppo Vito Borrelli non si sente, stava spiegando quali saranno i prossimi temi sul tavolo anche del Consiglio europeo, valorizzando il ruolo della Commissione in questa pandemia. Purtroppo però non mi sembra che stia tornando. Diamogli ancora. Proviamo a andare. No, purtroppo non ti sentiamo. Forse conviene che ti scolleghi e ti ricolleghi un momento. Facciamo un tentativo di... Ecco, si sta ricollegando. Speriamo che funzioni meglio, perché la voce della Commissione è importante, come abbiamo tutti quanti sottolineato fino adesso. Bello della diretta. È bello della diretta, sì, ma c'è maltempo a Roma? Com'è il clima lì? No, diciamo adesso, almeno qui da noi alle volte quando piove il collegamento internet salta. Vabbè, a questo punto, aspetta, ecco, se forse è uscito, aspettiamo altri 30 secondi, se no passiamo all'intervista con il ministro Amendola e magari Vito Borrelli potrà finire il suo intervento prima che inizi il prossimo panel, perché se no non ci stiamo più con i tempi e online è molto importante purtroppo rispettare i tempi. Quindi vabbè, abbiamo ancora qualche minuto, direi che
Prendiamo la decisione coraggiosa di rinviare Borrelli a dopo. Non so, tecnicamente potrà rientrare fra 20 minuti? Sì, lasciamo aperto il panel e diciamo, nel momento in cui riesce a ricollegarsi Niente, non lo riesce vediamo a di nuovo. riconnettersi, ci scrive e a questo punto lo ringraziamo per la sua partecipazione e che dimostra che l'Italia digitale dovrà ancora fare qualche passo avanti. E a questo punto direi che possiamo ringraziare Carlo Corazza e mandare forse l'intervista con il ministro Amendola. Sì, vedo che sta provando a ricollegarsi, Ah. lo vedo di nuovo collegato. Beh, eccolo qua, Mi bentornato. dispiace, grazie, non so cosa sia successo nel frattempo, se volete che mi taccia oppure No, tenga il concludi, collegamento. guarda, abbiamo ancora 5 minuti che avevi, ce l'hai tutti ancora, quindi sono contento che tu sia riuscito a Ok. tornare. Prego. Cercherò di essere comunque sintetico. Ero arrivato appunto, stavo enumerando un po' i temi che si tratteranno fra una settimana al Consiglio europeo. Ero arrivato alle relazioni esterne, credo, parlando appunto dei rapporti tesi attualmente con la Turchia e comunque la situazione nel vicinato del sud, a causa anche appunto dell'aumento degli sbarchi a seguito della crisi Covid, in particolare con i flussi che arrivano dalla Tunisia. Ci sarà poi l'Eurosummit l'11 dicembre, in cui si discuterà anche di unione bancaria, di unione dei mercati dei capitali. Quindi un consiglio di grande, grande importanza, accompagnato appunto da questa discussione interna in Italia proprio su quello che è il tema dell'anno, quello appunto dell'utilizzazione di questi fondi, i fondi della Next Generation EU e anche della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un tema che sta suscitando grosse polemiche, anche grosse discussioni internamente, così come quello del MES. Nella sua duplicità un po' ambigua, appunto, della riforma della governance del meccanismo e dell'uso del MES sanitario. Quindi l'Italia, appunto, si unisce nella riflessione su questo futuro dell'Europa attraverso anche una discussione molto approfondita su quello che è la modalità per poterne trarre il maggior profitto. Detto questo, e concludo. Sappiamo bene che l'Italia in questo momento non risponde in maniera molto positiva a quello che è lo stimolo europeo. Abbiamo visto nell'ultimo Eurobarometro che purtroppo l'Italia continua ad assestarsi negli ultimi posti in termini di gradimento dell'azione dell'Unione Europea. È anche vero però, io in questo ravviso un po' un elemento positivo, il fatto che in molti casi questa risposta negativa non è tanto o solo per l'azione che l'Unione Europea implementa, ma per la non azione. Cioè, quindi in qualche modo questo risultato negativo dipende per molta parte anche dal fatto che si vorrebbe più Europa. E questo si vede chiaramente nella reazione, per esempio, ad alcune mancanze di competenze europee che non permettono all'Europa di dare delle risposte chiare su alcuni temi. Prendiamo come esempio, proprio in ordine di tempo, quello dell'apertura degli impianti sciistici nella zona, in particolare alpina. Si sarebbe voluto anche da parte di molti cittadini un coordinamento europeo maggiore. L'Europa l'unica cosa che può fare è dare delle raccomandazioni. Ovviamente poi le scelte rimanere a causa Niente, mi sembra che purtroppo, niente, c'è rimasta un'immagine di Vito che spiegava come in Italia alle volte non c'è soddisfazione per il lavoro dell'Unione Europea, diciamo, ma sottolineava non perché si voglia meno Europa, perché ci si sente invasi dall'Unione Europea, ma proprio perché invece gli italiani vorrebbero più Europa, vorrebbero un maggiore intervento, come è stato chiesto anche da molti cittadini, proprio nel coordinamento degli interventi che la Commissione sta
tentando di fare, ad esempio, sugli impianti sciistici, le misure di contenimento del corona. Ecco, Vito nel frattempo è tornato, gli chiederei, visti i precedenti, di concludere 10 secondi. Io ho fatto una breve sintesi di quello che tu hai detto per evitare di ribloccarti ancora una volta. Ti ringrazio e mi scuso ancora, purtroppo oggi il collegamento è instabile. E niente, comunque quello che dicevo era una nota positiva che volevo apportare anche ai risultati che non sono molto incoraggianti, appunto, dell'Eurobarometro. Forse per buona parte degli italiani c'è questa volontà di dare maggiore competenza all'Europa, soprattutto in situazioni di emergenza come quella che viviamo. Vi auguro un'ottima continuazione di evento oggi, di discussioni e buona continuazione. E a presto. Scusate ancora. Allora, ringraziamo i nostri ospiti e partner dell'evento, Carlo Corazza e Vito Borrelli, Parlamento e Commissione Europea. E quindi a questo punto li saluto, li invito a seguire i nostri lavori e chiederei alla nostra regista, che è Antonella Dente, di mandare, come previsto, siamo perfettamente nei tempi, l'intervista con il ministro Amendola. Non so se sarà necessario mandare uno stacchetto, come si dice, oppure se potrà uscire direttamente. Ciao Carlo, ciao Vito, buona giornata.